www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Incomincia la protesta nel reparto pediatria a Musomeli nel pomeriggio del 2 febbraio 2016. Incomincia la protesta in ordine alle ultime disposizioni arrivate nell'ospedale di Musomeli. Preoccupazione perché da domani i bambini saranno trasferiti in altre strutture sanitarie. Personale, dov'è il personale? Il personale oggi è tutto qua che sta manifestando contro questo ordine di servizio che hanno fatto, e quindi ora ne arriveranno altre, perché abbiamo saputo la notizia alle 3 qualcosa e ci stiamo organizzando. Saremo sicuramente tutti qua, domani saremo qua e faremo un presidio permanente, non ce ne andremo, perché come abbiamo detto poc'anzi, affinché ritiro questa norma che noi ne chiamiamo con una parola troppo elegante che si chiama porcata. Questo noi non ci stiamo, e devo ritirarlo perché mettono a rischio e in pericolo tutti i bambini che vengono per ora con fiducia nella nostra struttura. Quindi chiediamo al direttore generale di fare immediatamente, deve immediatamente cambiare rotta. Chiediamo pure all'assessore di intervenire con la sua autorità, perché noi non ci fermeremo. Finiamo con la pediatria, scenderemo negli altri reparti dove sono improduttivi. Noi vogliamo un ospedale che funzioni, un ospedale che ci mette in sicurezza a tutti. Ma sta vedendo da qualche ora il movimento ce ne sarà molto di più e non ci fermeremo. Intanto il movimento Pensare Solidale ha fatto pervenire un comunicato, il loro comunicato, che così dice: per ciò che concerne le problematiche del presidio ospedaliero Maria Immacolata a Longo, in particolare il reparto di pediatria, il movimento Pensare Solidale esprime condanna per la decisione presa dal management aziendale di chiudere il reparto, nonostante siano state consultate le graduatorie di altre ASP. Siamo incuriositi nel vedere come non si sia dato corso alla mobilità interna e agli ordini di servizio per trasferire altri pediatri della stessa ASP a Musomeli, e come non sia stato pubblicato nessun avviso nella sezione avvisi e concorsi del sito dell'ASP di Caltanissetta. Il comunicato continua dicendo che, nonostante la massima apertura da parte della nostra compagine politica a collaborare con l'ASP e sempre Pensare Solidale, che scrive: registriamo un interesse limitato nei confronti del nostro presidio e del nostro territorio da parte dell'ASP di Caltanissetta. Alle belle parole esigiamo seguano i fatti, e i fatti del momento vanno nella direzione contraria al bene del territorio. Infatti sembra più ci sia un disegno di depotenziamento del presidio a cui noi ci opporremo con tutte le forze. Si chiede pertanto al sindaco di convocare il tavolo tecnico permanente con l'ASP, richiesto da tutte le forze politiche, sindacali e cittadine di Musomeli, nel documento redatto e sottoscritto da tutte le parti proprio una settimana fa. Si chiede inoltre al sindaco, continua il comunicato del movimento Pensare Solidale,
si chiede al sindaco di valutare la possibilità di emanare l'ordinanza di messa in sicurezza del presidio e di intimare di procedere allo scorrimento delle graduatorie delle altre regioni italiane, in particolare del nord Italia, giustificata dal fatto che siamo in piena fase emergenziale e dato che il flusso migratorio dei medici dal sud è diretto proprio nelle regioni del nord. Le incompetenze del management non possono ancora una volta essere scaricate sulle spalle dei cittadini, continua il comunicato stampa del Movimento Pensare Solidale. Noi chiediamo che l'atto aziendale venga attuato nella sua interezza. In mancanza di ciò si presenta una situazione di interruzione di servizio pubblico imputabile solo ed esclusivamente all'ASP. Esprimiamo, conclude il comunicato stampa del Movimento Pensare Solidale, esprimiamo dunque solidarietà ed unità con chi in questo momento sta manifestando nel reparto di pediatria. Lillo Polito, cosa sta succedendo qui in pediatria? Allora, noi come avevamo detto c'è un'emergenza e dal momento in cui chiudevano la pediatria noi ci saremmo incatenate, l'abbiamo detto e lo facciamo. Perché la pediatria è un punto cruciale dell'ospedale di Mussumeli e di tutto il Vallone, dove tutti i bambini afferiscono nella nostra struttura per essere curati anche in casi estremi di emergenza, non possono essere trasferiti come dicono loro. Noi da oggi faremo occupazione permanente, ci incateneremo finché loro non prendono i provvedimenti che hanno da prendere, non sicuramente quello della chiusura o del solo fare 8:30-13 come hanno detto, non ci sta bene, anche perché non chiediamo solo per la pediatria, c'è un'emergenza, dopo le catene, dopo della pediatria non scenderemo pure in altri reparti dove non funzionano bene, vogliamo che devono funzionare per dare risposte all'utenza, a tutta l'utenza che afferisce al nostro ospedale e per dare risposte a tutti, quindi non ci siamo, noi l'abbiamo detto, ci incateneremo finché questa ordinanza che hanno fatto non venga ritirata, faremo presidi permanente presso la pediatria affinché loro non ritirano questa cosa, perché è pericolosissimo per i bambini che possono arrivare in forme gravi o urgenti presso la nostra struttura. Quindi diciamo assolutamente no e che ritirano questa cosa, perché non ci fermeremo e andremo in qualsiasi posto finché non ritirano questa, la chiamiamo porcata che hanno fatto, diciamo con termine anche poco, diciamo assolutamente no. Qua ora si sta facendo tutto un movimento di mamme, di dipendenti, di persone, tutti di politici e cose, diciamo no, perché la nostra struttura è in territorio altamente disagiato e noi pretenderemo che deve funzionare, come abbiamo detto ieri all'assessore, non solo per la pediatria, anche per la chirurgia, anche in altri reparti che sono in sofferenza. Loro sono là a dirigerci e loro devono prendere i provvedimenti per far funzionare bene la struttura. Quindi noi non arretreremo di un passo, finché noi avremo tutta la gente che ci viene dietro, noi non arretreremo di un passo. Quindi lei basta parlare con le mamme che si trovano oggi ricoverate qua in pediatria, che domani devono essere dimesse con i loro bambini, dove devono andare? A Caltanissetta, Gela, Crescente, che fa? Spopoliamo ulteriormente il nostro territorio. Non ci siamo assolutamente e non ci fermeremo.
noi faremo tutte le forme democratiche di lotta per poter far sì che loro ritirino questa ordinanza che hanno fatto. Il dottore Palmieri, che quando parla del dottore Palmieri che ti gela, purtroppo gela, Mussomeli, siamo molto distanti, anche culturalmente. E quindi noi diciamo assolutamente no, chiediamo al direttore generale, all'assessore alla sanità, che speriamo che arrivi a queste nostre proteine, di ritirare urgentemente questo provvedimento. La il CGL, provvedimento cosa dice? Cosa dice? Provvedimento che da domani mattina ci sarà 8:30-13, il reparto sarà aperto 8:30-13 con un medico che viene da fuori e con l'ausilio di una caposala e di un infermiere. Nel pomeriggio l'infermiere, pomeriggio e notte, deve essere a pronto soccorso e eventualmente ad accompagnare i pazienti presso altre strutture. Loro sono pazzi, diciamo assolutamente no, quindi chiediamo il ritiro immediato di questa cosa e l'assessore alla sanità ci deve garantire, non può permettere queste cose, quindi diciamo assolutamente no, ci incateniamo e noi ci incateneranno pure le mamme, ci incateneremo tutti, diciamo assolutamente no, dopo di ciò passiamo giù in chirurgia, perché la chirurgia è un altro reparto che sarà destinato a chiudere e loro non possono stare a continuare a non sapere niente, perché l'abbiamo denunciato più volte, e quindi chiediamo che urgentemente vengano a prendere il provvedimento. Guardate quei bambini che oggi sono qui in reparto, che domani devono essere dimessi, lo vanno a dire alle mamme, lo vanno a dire a tutta la popolazione queste cose. La CGL è presente e non farà un passo indietro, l'abbiamo detto e continueremo, dopodiché vedremo più in là cosa succede. Preoccupazione e fermento in pediatria, personale e mamme di bambini ricoverati pronti ad incatenarsi per protestare vibratamente con quanto disposto nelle ultime ore. Reparto pediatria solo per ambulatorio dalle 8 alle 13, così è stato scritto su un messaggio Facebook da un rappresentante del comitato Mamme. La protesta, insomma, è appena iniziata con i sindacati della CGL locale con a capo Lillo Polito. Dopo questa manifestazione che del pomeriggio, qual è il programma di domani? Che intenzioni avete? Noi abbiamo sentito tutte già le mamme, già dicono tutto loro, perché è impensabile che la pediatria possa chiudere e loro sono quelli direttamente interessati. Noi domani mattina saremo qua a fare un presidio permanente e se è il caso pure andare a occupare la direzione generale affinché venga ritirato questo provvedimento, che diciamo un provvedimento sprovveduto. Quindi siccome loro non capiscono dove si in una zona altamente disagiata, per loro è facile con una penna chiudiamo. Qua ci sono le mamme. Anche di fare qualcosa per noi, perché non è giusto chiudere un ospedale, anche perché noi abbiamo bisogno, abbiamo dei minori. Lei da dove viene? Io di Castel Termine, nella provincia di Agrigento, in un paese che non abbiamo nessuno, non abbiamo né ospedale, né un pronto soccorso, non abbiamo niente. Come quindi noi abbiamo un punto di riferimento che teniamo qua. Come si chiama? Tecla Galeone. Tecla Galeone, qualcun altro vuole parlare? Allora, anch'io da venerdì. Come si chiama? A Vignano e Stefania, pure anch'io da Castel Termine. E quindi cioè non è possibile che chiudere, perché noi, i nostri bambini fino ad ora hanno avuto cure giorno e notte senza proprio grazie a loro all'ospedale e tutti i dipendenti, quindi non è giusto chiudere così. E voglio che Crocetta venga qui a dire l'ospedale di Mussomeli non si deve chiudere. Rita, vuoi aggiungere qualcosa? Rita Piazza? Siamo sempre punto a capo, non si può fare più questo, andare indietro e giocare con le vite dei nostri bambini. Brava. È impensabile questo. Quindi domani voi come comitato Sì, sì, noi saremo sempre battagliere in prima fila, sempre. Signor De Marco. Anche io cosa? Sono d'accordo con l'ospedale. Lei è una mamma? Sì. Di quanti figli? Tre. Figli. Quindi anche lei insomma. Ma se loro ritengono dei bambini li dobbiamo lasciare così, che quello che ci hanno li lasciamo a casa, allora va bene. Ma se loro pensano che i bambini devono essere curati, devono continuare a tenerlo aperto. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.